chiamo Roberto Camera e sono un esperto di diritto del lavoro. In questo video di Psoo Quotidiano esamineremo la nuova procedura delle dimissioni per fatti concludenti in caso di prolungata assenza ingiustificata del lavoratore, che è stata approvata dal Parlamento e a breve diventerà legge dello Stato. Dopo 8 anni di vigenza delle cosiddette dimissioni online, il legislatore ha riparato, se così possiamo dire, un bug della normativa. Infatti, l'articolo 26 del decreto legislativo 151 del 2015 non aveva previsto il caso del lavoratore che per dimenticanza oppure volontariamente non provvede a fornire le proprie dimissioni con la procedura telematica, lasciando l'azienda con la spada di Damocle di non aver certezza della risoluzione del rapporto di lavoro. Ricordo infatti che la normativa subordina la chiusura del rapporto di lavoro alla ricezione da parte del datore di lavoro proprio delle dimissioni comunicate dal lavoratore unicamente attraverso la procedura telematica implementata dal Ministero del Lavoro. Questa dimenticanza della norma ha portato in questi anni ad un utilizzo distorto della NASPI, della indennità di disoccupazione, da parte di alcuni lavoratori i quali, stanchi di lavorare, invece di dimettersi, si assentano dall'azienda, imponendo indirettamente a quest'ultima di procedere con un licenziamento disciplinare. Proprio per evitare questi abusi che hanno comportato una ricaduta di ordine economico, sia in capo al datore di lavoro che deve pagare il ticket licenziamento per una risoluzione di cui non è responsabile, che anche per le finanze pubbliche, in quanto l'INPS poi è obbligata a pagare la NASPI al lavoratore, il Parlamento ha approvato di recente una norma presente all'interno del disegno di legge lavoro che va a modificare proprio l'articolo 26. Si tratta di un nuovo comma, il 7 bis, che sarà operativo appena il disegno di legge completerà l'iter parlamentare e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Ma cosa prevede questa disposizione? Prevede la possibilità da parte del datore di lavoro di intervenire in caso di assenza del lavoratore non giustificata da alcun istituto contrattuale. In pratica, qualora il lavoratore si dovesse assentare oltre una determinata tempistica, senza avere alcuna giustificazione, ad esempio senza aver richiesto le ferie, un congedo, un permesso, eccetera, il datore di lavoro può ritenere tale comportamento come un'assenza imputabile ad una sua volontà di recedere dal rapporto di lavoro in essere. Queste, nello specifico, sono le caratteristiche della procedura. Qualora il lavoratore dovesse essere assente ingiustificato per un numero di giorni che da contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro comporterebbe il licenziamento disciplinare, ovvero per una durata superiore ai 15 giorni in caso di mancata previsione del contratto collettivo, il datore di lavoro dovrà fare due cose: comunicare all'ispettorato del lavoro competente per territorio il comportamento del lavoratore, in modo che l'organo di vigilanza possa verificare che sia vera tale affermazione. 2. Procedere a risolvere il rapporto di lavoro imputando al lavoratore la volontà del recesso. In pratica potrà definire la risoluzione del rapporto di lavoro come dimissioni volontarie per fatti concludenti e così effettuare la comunicazione al centro per l'impiego, senza l'obbligo quindi di attendere le dimissioni telematiche da parte del lavoratore, una sorta di dimissione in contumacia. Questa conclusione del rapporto di lavoro, quindi per dimissioni volontarie, non potrà però essere presa in considerazione qualora il lavoratore dimostri l'impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l'assenza. Quindi passa al lavoratore l'onere di provare che l'assenza non sia da considerare volontaria, ma dovuta a forza maggiore, ovvero a un comportamento almeno colposo del datore di lavoro. La cosa che mi sorprende è che il legislatore nella procedura non abbia previsto almeno un tentativo di interazione da parte del datore di lavoro verso il lavoratore, prevedendo preliminarmente almeno una comunicazione nei suoi confronti che vada a sollecitare il rientro in azienda, ovvero a richiedere le dimissioni telematiche, paventando un'eventuale inerzia da parte sua
potrà comportare la possibile risoluzione per fatti concludenti. Attendiamo quindi gli sviluppi di questa norma, molto attesa dalle aziende e molto meno dai lavoratori, con la speranza che non alimenti il contenzioso tra le parti.